Ci troviamo sempre qui nell'Associazione Culturale Squilino Domani con Massimo Rendina, scrittore, giornalista, presidente dell'ANPI provinciale di Roma. Allora Rendina, dall'alto della sua esperienza, perché in queste regionali bisogna votare Federazione della Sinistra? Ma io credo che stia commettendo un grande errore la destra nel dire che sono più elezioni politiche che amministrative, però noi non ci possiamo sottrarre a questa sfida. Credo che la sinistra non possa dire no, ritorniamo all'idea primaria delle amministrative nel momento in cui tu vuoi ridurle poi anche sul numero dei votanti come un fatto politico. E quindi ecco che la sinistra, la Federazione della Sinistra, dà anch'essa una svolta politica a questo, pur presentando delle persone come candidati, parlo per esempio di Fabio Nobile, che hanno una esperienza valida anche per poter essere amministratori regionali, ma nello stesso tempo portano con sé delle esperienze politiche proprio perché c'è questo primato della politica che oggi viene riproposto e che è anche giusto, perché è misuratore, in qualche modo indicatore anche delle linee amministrative locali, cioè nell'articolazione costituzionale del paese. E la sinistra, nella sua federazione, naturalmente porrà come elemento primario la giustizia sociale, cioè in un momento nel quale così una destra si esercita nel partito aziendalista e parafascista, la risposta è democratica. Cioè questa svolta che sta avvenendo può premiare la sinistra nel momento in cui difende la democrazia fino in fondo. Cioè, dobbiamo, secondo me, per carità, rispondere alle provocazioni della destra con una controprovocazione democratica, cioè opporre la personalità della persona umana, i suoi bisogni, la sua centralità nella società rispetto all'azienda, al Parlamento azienda, come sta facendo Berlusconi. È bello rivedere il simbolo di falce e martello sulle liste per poter vedere federazione della sinistra. Io credo che questa storia, che è stata una storia straordinaria della lotta operaia, oggi vada riproposta in termini nuovi, anche perché questo simbolismo, che va riconosciuto come elemento nobile di un movimento politico, però spaventa questa borghesia e anche una classe operaia che per mentalità non è più tale come noi la pensavamo e come gli schemi così di un tempo dell'anticapitalismo la facevano figurare, perché nel momento in cui l'operaio, quello più progredito, quello che dovrebbe essere l'avanguardia della lotta di classe, così all'automobile, gli elettrodomestici, può andare al supermercato ad acquistare le stesse cose di persone anche ricche, questa mentalità incide fortemente, per cui anche noi abbiamo, anche noi, perché io mi riconosco nella sinistra, dobbiamo fare uno sforzo di nuova cultura, una cultura che non sia più legata neppure ai simboli come gloriosi, come che non siano solo quelli, ecco, voglio dire, ma riproporre una società ampiamente democratica. Buon lavoro e grazie. Grazie a te.